Eroe nei perilli, intrepido nelle battaglie, soldato, virtù di nostra stirpe rinnovasti. Alla morte che sovente ti cercava, impavido offristi il tuo sorriso. Una fede ed una spada imbracciasti per i destini della patria nostra. La mamma tua ti insegnò ad amarla. E tu sul campo della lotta ti martoriasti. Nulla chiedesti mai all'infausto destino. La fossa ove affontasti fu con te tutt'uno, carne e fango. Ma quella fossa a sacro altare assurse, perché un eroe v'era disceso. Le aspre rocce dal tuo vermiglio sangue furono irrorate, e ad ogni goccia un purpureo fior vi rifioriva. Pegno d'amore alla tua terra, non tremò il tuo cuore, non vacillò la tua fede, quando la morte ti sfiorava il viso e quando nella sosta poggiato sulla nuda terra guardavi i contesi monti e le lucenti stelle. A sera, quando l'aria si tinge di sanguigno, su quei monti che videro il tuo martirio un'ara sorge, una croce s'alza. Allor una mamma lontan cade in ginocchio e prega, prega per te, per tutti i figli d'Italia che caddero in estrani lidi, un cuore lasciando e un folare spento. Migrammo, curvi di miserie, lontano dal fiume, spiando negli occhi un amico. Ci calammo bianchi, gli anfrati dei monti, trattenendo il respiro, raggomitolati, come prima di nascere nel seno della madre. Sui capi scarpavano i tedeschi, un secco tiro di moschetto e il silenzio grande dei monti, offeso da un pianto di bambino abbandonato dal padre bugiasco. Come larva, mi aggiro fra le macerie cercando ricordi di pietra per costruire il rifugio all'anima con la memoria del cuore.
Dopo l'8 settembre 1943, i tedeschi comparvero a Castelforte, prima in pochi e poi sempre più numerosi. Subito cominciò la fuga degli uomini verso i monti per sfuggire ai rastrellamenti che si intensificavano di giorno in giorno. Il 25 settembre un tragotante bando ingiunse a tutti, gli uomini compresi tra le classi 1900-1925, di presentarsi alle autorità germaniche. Ben pochi risposero all'appello e diversi di questi fuggirono dai convogli che li trasportavano verso il Brennero. Un altro bando del 16 ottobre annunciò che entro il successivo giorno 17 ottobre tutto il paese doveva essere sgomberato. L'intera popolazione, con un esodo dall'aspetto biblico, in poche ore si rifugiò sulle alture circostanti il paese. I tedeschi, quando gli alleati raggiunsero il Volturno, si ritirarono dietro la linea Bernhard, detta anche Reinhardt, predisposta in territorio campano nei pressi del fiume Garigliano. Una seconda linea, detta Gustav, venne predisposta dalla costa tirrena sino all'Abruzzo. Sulle rive del Garigliano e lungo la costa i tedeschi posarono 24.000 mine che facevano considerare questo settore sicuro. Su questo lato schierarono la 94esima divisione di fanteria. Gli alleati di fronte posero la quinta armata, che comprendeva il secondo corpo americano, la 34esima e 36esima divisione, e il decimo corpo britannico. Sino alla fine del 1943 e nel gennaio del 1944, Castelforte fu sottoposto a continui e intensi bombardamenti terreni e navali. La sera del 17 gennaio 1944, dopo molte ore di cannoneggiamento, ebbe inizio quella che in seguito fu chiamata la prima battaglia di Monte Cassino. Mentre la quinta divisione britannica doveva occupare Minturno, alla 56esima divisione britannica venne affidato il compito di conquistare Castelforte. La 169esima brigata del generale Tomble, passato il fiume, conquistò Monte Castelluccio e il paese di Suio, mentre la 167esima brigata puntava verso Salvatito. Malgrado i contrattacchi tedeschi, gli alleati erano riusciti a creare una testa di ponte profonda quasi 2 chilometri nella posizione del 270esimo reggimento Panzer Grenadier. Occupato Minturno e Tufo, il 18 gennaio, con la 13esima brigata, gli alleati raggiunsero l'Ausente. Ma in aiuto della 99esima divisione tedesca del generale Steinmatter, giunsero le truppe dell'undicesimo corpo paracadutisti e comandata dal generale Sleman, quella della 29esima divisione del tenente generale Fries e quella della 90esima divisione Panzer Grenadier del tenente generale Langhauser. Il violento contrattacco tedesco costrinse gli alleati a ritirarsi, ma nella ritirata mantennero una consistente testa di ponte al di qua del Garigliano. Tra la fine di gennaio e il principio di maggio del 1944, Castelforte fu sottoposta a moltissimi bombardamenti che, oltre alla distruzione del centro abitato, causarono centinaia di morti e feriti. Mentre i tedeschi occupanti perseguitavano l'inerme popolazione superstite con continui rastrellamenti e rappresaglie. Nel frattempo, gli alleati, di fronte a Castelforte, schieravano il corpo di spedizione francese motorizzata France Libre del generale Brosset, una divisione di fanteria algerina comandata dal generale de Montsaert, una divisione di montagna marocchina comandata dal generale Sevet e tre
Tabor, Gonier, truppe marocchine, oltre ad una brigata corazzata, complessivamente 100.000 uomini, di cui 12.000 Gonier. Alle ore 23 dell'11 maggio 1944, tutta l'artiglieria della quinta e ottava armata, oltre 2.000 cannoni di ogni calibro, iniziarono un violento bombardamento nel settore della 50ª armata. I 600 pezzi di artiglieria schierati lanciarono nelle posizioni tedesche 173.941 colpi nelle prime ore dell'attacco. Alle 23.31 dello stesso 11 maggio iniziò l'assalto delle fanterie. I tedeschi reagirono con violento fuoco di artiglierie e di mitragliatrici. Ad un certo momento si pensò che si fosse avuto ancora un attacco inutile, al punto che qualcuno propose finanche il ritiro delle truppe attaccanti sulle posizioni di partenza. La prima posizione conquistata nel nostro territorio fu Monte Faito, quindi Monte Fuca, Fullito e Tolarzo. Alcune posizioni furono perdute e riconquistate. Una colonna comprendente il 4 Reggimento Fanteria, due battaglioni carri e un battaglione da ricognizione, Spanis, alle prime ore del giorno 12 discesero verso Castelforte, presidiato dal 194° Reggimento Granatieri. Il 350° Reggimento Fanteria dell'ottava divisione, prima dell'alba del 12, conquistò Monte Cianelli, il colle di Santa Maria del Monte e Ventosa. Alle ore 10:10 dello stesso giorno, il secondo battaglione della quarta divisione Fanteria tunisina, al comando del colonnello Lambelli, occupò Santissimi Cosme e Damiano e quindi completò l'accerchiamento di Castelforte. Infatti, il primo battaglione del 4 Reggimento Fanteria della 3ª Divisione Algeria aveva occupato Monte Siola e puntava verso Monte Ceschito. Nella giornata del 12, gli assalti ripetuti per conquistare Castelforte furono sanguinosi e continui. Alle 17, la situazione veniva considerata dagli alleati in maniera pessimistica, anche se i combattenti nordafricani si trovavano in prossimità delle prime case del paese. Dalla collina di San Martino, due plotoni di fanteria e parte del reparto corazzato entrarono nel paese di Castelforte. Erano le 17.20. La lotta per la conquista completa dell'abitato continuò per tutta la notte. Si combatteva nelle case, corpo a corpo, fu un massacro. La conquista di Castelforte permise agli alleati di travolgere le resistenze della linea Gustav, la conquista di Cassino e l'apertura della via per Roma. Le operazioni belliche nel territorio di Castelforte hanno causato ingenti perdite umane ed immani distruzioni. Il centro abitato ha subito una distruzione del 100% e del 95% nel resto del suo territorio. Il sacrificio della nostra gente così può sintetizzarsi: militari caduti e dispersi 87, civili morti per fatti di guerra 284, civili trucidati dai tedeschi 33, ragazzi e giovani inferiori ai 18 anni morti per causa bellica 89, civili morti durante la deportazione 73, civili morti per stenti 190, totale caduti 774. Per meglio ricordare, ci sembra corretto riportare l'appello rivolto ai soldati da un generale francese. Appello del generale Alfonso Juin alle truppe prima dell'attacco del 14-5-1944. Juin era stato posto da De Gaulle alla testa del corpo di spedizione francese,
e soleva rivolgere ai suoi eroici marocchini parole come quelle che pronunciò per incitarli all'attacco, all'alba del 14 maggio 1944. Ecco il testo di quell'appello immortale. Soldati, non è solo la libertà delle vostre terre che vi offro se vincerete questa battaglia. Alle spalle del nemico vi sono donne, case, c'è un vino tra i migliori del mondo, c'è dell'oro. Tutto ciò sarà vostro se vincerete. Dovrete uccidere i tedeschi fino all'ultimo uomo e passare ad ogni costo. Quello che vi ho detto e promesso Mandengo. Per 50 ore sarete padroni assoluti di ciò che troverete al di là del nemico. Nessuno vi punirà per ciò che farete, nessuno vi chiederà conto di ciò che prenderete. Bestie arrivarono nella notte a liberarci dall'alemanno che fiero e determinato le aveva inchiodate e umiliate nella fiamma del Galilano. Come lupi famelici, non trovando il nemico che si ritirava, si avventarono contro chi tanto li aveva attesi, togliendoci le uniche cose rimaste